Nel territorio di Pitigliano, Sorano e Sovana esistono una serie di vie cave etrusche scavate nel tufo più di 2000 anni fa. Giovanni Feo, studioso e profondo esploratore del territorio, è il primo che circa 25 anni fa ha segnalato l'esistenza delle vie cave etrusche tra Pitigliano, Sorano e Sovana. Le cosiddette tagliate, ce ne sono circa una cinquantina. Sono lunghi e profondi percorsi ricavati dal taglio della roccia tufacea, che sembrano degli enormi corridoi che si addentrano all'interno della roccia stessa. Ci si sente rapiti dal fascino quasi primordiale dei luoghi. Nonostante siano una diversa dall'altra, le vie cave hanno in comune la sensazione che lasciano, quella di smarrimento, ma al tempo stesso di protezione. Ma che funzione avevano queste ciclopiche opere? Alcuni archeologi sostengono che servissero per far defluire l'acqua piovana dai pianori alti, convogliandola nelle gole in modo da immetterla nei corsi d'acqua a valle. Altri, ed è l'ipotesi più comune, ritengono che avessero la semplice funzione di strade. In ogni caso, quello delle vie cave resta un capitolo importante nella storia toscana. A mio avviso, dice De Feo, le vie cave sono nate originariamente in un contesto di culto della terra, dove in primo piano vi era l'utilizzo dell'acqua. In un secondo tempo divennero dei percorsi sacri e funerari, utilizzati per delle speciali processioni e per altre cerimonie itineranti connesse al culto dell'oltretomba. Quasi che, solo addentrandosi nel cuore di Madre Terra, si potesse sconfiggere la paura della morte ed alludere al passaggio da questa ad un'altra esistenza. Del misticismo si ritrova nella via cava, detta il Cavone, che è posta vicino alla tomba Ildebranda. Tra i tanti segni lungo le mura attrae lo sguardo con la forza di un magnete una croce uncinata, una svastica, il sole rotante, simbolo della vita. Accanto la scritta Vertne, la cui radice, spiega Feo, rimanda al principale dio etrusco Velta, che fu il dio doppio dell'essere e del divenire, del cielo e della terra. E questa iscrizione è un'ulteriore conferma delle valenze spirituali che gli Etruschi associarono alle vie cave. La necropoli di Sovana è sicuramente una delle testimonianze più suggestive che ci ha lasciato il popolo etrusco. Le tombe sono riferibili ad una popolazione che risiedeva nella vicina Suana tra il VII ed il I secolo a.C. Le tombe più antiche hanno forme semplici e numerosi loculi. Si pensa che siano i sepolcri delle genti che abitavano in piccoli villaggi dediti alla pastorizia. Le tombe più artistiche sono quelle realizzate tra il III ed il II secolo a.C.,
quando Suana aveva acquistato una notevole predominanza economica nella zona. Il Colombaro si trova sul costone del dirupo che si affaccia verso la Valle Bona. La camera sepolcrale di questa tomba ha il soffitto a cassettoni. Le pareti, utilizzate in epoche successive come colombari, sono costituite da piccole cellette di forma quadrata, connesse al rito dell'incenerazione. Anche la pianta, originariamente a forma di croce greca, ha subito una modifica nell'arrotondamento di uno dei quattro lati.